Ciao a tutti, oggi parliamo del cimurro nel cane, una malattia infettiva che colpisce i nostri cani, che fortunatamente in Italia abbiamo sempre meno casi, ma che è molto importante che voi la conosciate e capiate anche l'importanza delle vaccinazioni. Il cimurro infatti è una delle malattie infettive per cui i cani vengono vaccinati ed è la soluzione ovviamente a questo tipo di problema. Che cos'è il cimurro? Il cimurro che cos'è? Fondamentalmente l'agente patogeno che causa il cimurro è un virus, RNA della famiglia dei paramyxovirus, un morbillivirus. È un virus che viene fondamentalmente inattivato dai comuni disinfettanti, quindi ipoclorito di sodio, i sali di ammonio quaternario, la glutaraldeide, e fondamentalmente viene inattivato anche dal calore, 50-60 gradi per 30 minuti, e fondamentalmente nell'ambiente esterno viene anche distrutto dall'essiccamento. Quindi è un virus che non resiste tantissimo nell'ambiente e fondamentalmente come viene trasmesso? Viene trasmesso attraverso le escrezioni oculari, nasali, fecali e urinarie del cane infetto. Generalmente quando un cane viene, diciamo, infettato dal cimurro, poi una volta superata la fase acuta diventa comunque eliminatore per 60-90 giorni. Quindi queste escrezioni, diciamo, nasali attraverso l'espettorato contaminano chiaramente un altro cane e quindi gli viene trasmesso il virus. Il virus inizialmente va nei tessuti linfoidi locali, poi arriva nei tessuti linfoidi sistemici come la milza, il timo, il midollo osseo. Lì fondamentalmente crea una leucopenia e poi chiaramente in base alla risposta del sistema immunitario, quindi della risposta cellulo mediata umorale, abbiamo poi una serie di sintomatologie che possono colpire i nostri cani. Il cimurro colpisce fondamentalmente diversi tessuti, il tessuto nervoso, gli occhi, la cute, il gastroenterico, l'urogenitale, fondamentalmente. Partiamo con i danni che può causare a livello di encefalo, crea un'encefalite virale, non infettiva, non infiammatoria e fondamentalmente questa può creare fondamentalmente gravi problemi al cane, fondamentalmente convulsioni, paresi, paralisi nel cucciolo, ma anche superata la fase acuta, il cane potrebbe essere soggetto a questo tipo di problema anche per il resto della sua vita, quindi anni, anche anni dopo. È descritta ovviamente questa epilessia anche nel cane anziano causata dal cimurro preso quando era cucciolo. Gli altri segni che può colpire fondamentalmente sono gli occhi, da magari inizialmente una congiuntivite sierosa, però può dare poi una congiuntivite mucopurulenta, può creare delle ulcere corneali e quindi dare dei grossi problemi. Generalmente può dare anche una cheratocongiuntivite secca, a causa si pensa di due motivi: uno perché dà una paralisi del nervo trigemino e l'altro perché va a colpire il tessuto della ghiandola lacrimale. Poi abbiamo il discorso, diciamo, respiratorio, quindi abbiamo anche lì muco sieroso che diventa muco purulento, tosse, polmoniti, quindi possiamo avere ipertermia, quindi temperatura sopra i 40 gradi, anoressia e quindi avere una polmonite che poi può dare chiaramente la morte del cucciolo. Gastroenterici, i segni sono tendenzialmente vomito e diarrea, anche emorragiche, quindi la diagnosi differenziale è con la parvovirosi, che vi metto il video qua sopra così potete andare a vedervi anche questa altra patologia infettiva per cui si vaccina il cane in modo da proteggerlo. Generalmente urogenitali di solito può dare anche aborto e si è trovato ovviamente il virus anche nei tessuti dell'apparato urinario. Fondamentalmente colpisce i cani dai 3 ai 6 mesi. Generalmente, se la mamma è stata vaccinata, gli anticorpi vengono trasmessi attraverso il colostro e quindi per 60 giorni il cucciolo è protetto. Poi, quando cominciamo ad arrivare verso i 3 mesi, comincia a calare l'immunità della mamma e quindi, se non è stato vaccinato correttamente, e
ci sono dei cani che trasmettono il cimurro, il cucciolo chiaramente può prendere il cimurro e avere la patologia, diciamo, grave. La diagnosi fondamentalmente di cimurro, fondamentalmente si possono eseguire diversi, chiaramente, test. Abbiamo la fortuna di avere adesso ovviamente la PCR che ci permette chiaramente di trovare il virus. Una volta attraverso l'esame del sangue, attraverso lo striscio dell'esame del sangue, si cercavano i corpi inclusi all'interno dei leucociti e degli eritrociti. A volte si trovano i corpi inclusi anche nei vari tessuti del cimurro, e fondamentalmente poi abbiamo l'immunofluorescenza in diretta, la radiologia ovviamente toracica per vedere i segni polmonari, i test ELISA, l'IFI, e fondamentalmente è una diagnosi che, una volta effettuata la diagnosi, come ci comportiamo? Allora, fondamentalmente il cimurro è una patologia che non esiste, è un farmaco che uccide il cimurro, è una patologia virale, quindi si cerca di fare una patologia, è una terapia che è di supporto, quindi fluidoterapia, antiemetici se c'è vomito, si cerca di dare espettoranti se c'è muco, si cerca di dare fondamentalmente dei farmaci che aiutano fondamentalmente a far respirare il cane in caso di polmonite, antibiotici per le infezioni secondarie, ovviamente lacrime artificiali, coliri ovviamente per cercare di gestire le congiuntiviti, le ulcere corneali, e fondamentalmente è una terapia di supporto. Si è visto che l'interferone felino sembrerebbe avere comunque una sua base, quindi, però fondamentalmente il concetto di questa patologia è la vaccinazione, cioè noi dobbiamo evitare che i nostri cani prendano il cimurro, e fondamentalmente per far questo dobbiamo imparare a fare una cosa che è importantissima, cioè vaccinare i cani fondamentalmente, soprattutto i cuccioli. Quindi quando nascono dei cuccioli bisogna vaccinarli correttamente, bisogna vaccinare bene i genitori, bisogna vaccinare bene i cani, perché fondamentalmente, e qui lo risottolineo, questo tipo di patologie spariscono grazie ai vaccini. Quindi fondamentalmente vaccinando per il cimurro noi andiamo a eliminarlo. Come vi ho detto, in Italia fortunatamente i casi di cimurro non sono così tanti, proprio perché effettuiamo le vaccinazioni in modo corretto. Molto spesso arrivano però ancora dalle zone, fondamentalmente soprattutto Est Europa, cani che vengono introdotti poi sul territorio italiano in modo illegale, e questi cani non sono stati vaccinati, i genitori non erano vaccinati, e quindi potenzialmente quando acquistate un cane che non sapete esattamente la provenienza, come purtroppo capita ancora tuttora, quando comprate soprattutto in internet, in siti non sicuri o da allevatori tra virgolette, rischiate di introdurre un cane che fondamentalmente non è stato vaccinato la mamma, quindi non ha trasmesso comunque l'immunità. Il cane chiaramente viene preso così a caso, e quindi fondamentalmente poi potenzialmente potreste anche prendere un cane e introdurre una patologia che in realtà in Italia, ripeto, è sotto controllo dal punto di vista della epidemiologia, perché fondamentalmente i piani vaccinali eseguiti in modo corretto fanno eliminare questo tipo di patologia. Spero che questo video vi sia piaciuto, che abbiate un po' chiare le idee del cimurro. È una patologia, ripeto, che fortunatamente grazie ai vaccini non vediamo quasi più, però è ben ricordare che abbiamo questi buchi quando acquistate i cani, quando prendete i cani in modo non corretto, che potrebbero introdurre questa patologia. Quindi attenzione anche in questo. Ricordatevi sempre che le patologie infettive fondamentalmente sono sempre dietro l'angolo, e quando non le vediamo è perché le stiamo tenendo sotto controllo. Basta che per qualche anno non le teniamo sotto controllo e escono come i funghi fondamentalmente. Un saluto a tutti e alla prossima.